Il programma è offerto da. Benvenuti gentili amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con qui Lega Pro. Iniziamo subito uh, andando a presentare l'ospite di giornata, il direttore sportivo Vincenzo Tridico. Ben ritrovato, direttore. Grazie e ben ritrovata a voi tutti. Iniziamo dal girone A e da risultati comunque importanti perché l'Alessandra ed il Novara hanno pareggiato, i grigi sono stati fermati sul pareggio in casa appunto dall'Albino Lef 1-1 al 90 ⁇ della squadra Bergamasca mentre il Novara... Ha uh, raccolto solamente un punto in casa del Suttirol 1 a 1. Torna in gioco, forse a questo punto, il Bassano che ha sbancato 1 0. Uh, la Sardegna in casa della Torres, direttore, un giudizio. Ma non lo so se torna per il primo posto. Sicuramente in zona playoff, e penso che Mister Asta farà di tutto per mantenere questa posizione. Per quanto riguarda il primo posto, qui è una bella lotta, veramente, una bella, accattivante questo finale di stagione. Questo noi, continua Non vicino... ci siamo dimenticati del Pavia che ha battuto 1-0. Di fatto, stavo dicendo appunto questo: il primo posto, in primo posto diviso, condiviso tra Alessandria e Pavia con il Novara lì a un punto. Quindi sarà veramente un bel duello fino alla fine. Alessandria Pavia 58, Novara eh, 57, Bassano 55. Con in... il Como che comunque esatto, è in ripresa e quindi può dare fastidio al, al Bassano in questo momento. Sì, perché la squadra lariana nelle ultime settimane è eh, tornata a, a buoni livelli. Forse ha steccato solamente la gara in casa contro il Monza. Ecco, è stato un passo falso che ha fatto forse anche dubitare. Della... Diciamo, che, diciamo che il Como in questa stagione ha forse ha mostrato pro, un po' di limiti proprio in, in casa, perché quando deve fare la partita, probabilmente un attacco forse leggerino, non ha una vera e propria prima punta, e quindi quando deve, deve fare gioco, soprattutto e quindi deve finalizzare, ha qualche difficoltà giocando in contropiede, magari ha, ha più chance, sì, non a caso, magari ha fatto dei risultati importanti fuori casa. Renate, Como 0-1, ci spostiamo nella parte bassa della classifica dove la Gianna Ermigno ha fatto il colpo di giornata, possiamo dirlo, sì. direttore, 3-1 in casa del Real Vicenza. Anche se comunque siamo ancora lì, le posizioni restano quelle, però sono tre punti importanti, soprattutto fatti conquistati in, un, in una piazza e in casa di una squadra che fino all'altro giorno lottava per i playoff. E eh, il Monza, scusate, invece eh, continua il periodo negativo. Ormai non si vince più dal 2014: 0-1 in casa contro il Mantova, dopo aver sbagliato un rigore e nell'azione successiva aver subito appunto, la rete dello svantaggio. Eh, A questo punto, che... la formazione Brianzola eh, è una delle candidate. Cominciano i ris rischi anche perché c'è in gioco la penalizzazione, quindi se, sono, se diventa realtà quella penalizzazione di 5 punti che si vocifera, a quel punto lì diventa veramente problematica la classifica. Ropate a Lumezzano 1-0, buon momento dei Bustocchi che hanno lasciato l'ultimo posto e puntano addirittura ad una buona posizione nei uh, playout, dobbiamo uh, citare anche il risultato del Venezia contro la Cremonese, un roboante 3-0 in favore dei eh, Veneti. Direttore, torniamo ancora una volta nella parte alta della classifica, okay. abbiamo um, eh, commentato i risultati sicuramente a eh, sorpresa, il Novara a otto giornate dalla fine è ancora la favorita per la promozione. Io resto sempre dell'idea che la squadra che ha in organico eh, sicuramente i giocatori più forti, quelli che possono determinare la vittoria di questo campionato, anche se l'Alessandria e il Pavia stanno dimostrando, quindi sul campo, come si suol dire, una forza pari forse al, al Novara. Per cui Mm, penso che sia un campionato che si deciderà alla fine proprio alla fine fine nel senso al novantesimo minuto dell'ultima giornata possiamo questo definirlo questo... un mini campionato perché otto giornate alla fine tutte sì. le lì vicino a questo punto sì ok direttore sentiamo uh, al termine della gara tra Suttirol e uh, Novara terminata 1 a 1 le impressioni dell'allenatore dei piemontesi Domenico Toscano Forse non siamo partiti benissimo, però dopo il gol eh, la squadra ha creato tantissimo, sia il primo tempo che il secondo tempo. Abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio, in precisione, nel, sotto aspetto tecnico, eh, però fino a al 95esimo i ragazzi hanno cercato di portare a casa la vittoria eh, contro una squadra che ha dimostrato tutto il suo valore eh, ostica veloce con un calciatore di qualità eh, mi spiace per i ragazzi perché avrebbero meritato eh, magari di vincerla alla fine però eh, andiamo avanti pensiamo a queste ultime otto partite dove ci giochiamo tanto il forse manco. sì abbiamo lavorato male in quella situazione anche nell'uscita nell di di Buzzecoli, magari poteva temporeggiare aspettare e concedere un passaggio laterale piuttosto che l'imbucata. Abbiamo avuto anche pochi giorni per lavorare con questi tre difensori. È un momento di emergenza, però nei momenti di emergenza questa squadra ha dimostrato sempre carattere. Tornati in studio, passiamo direttamente al girone C, per questa settimana saltiamo, tra virgolette, il girone B, visto che è impegnato nel turno infrasettimanale, anche se ricordiamo che nell'ultimo weekend il Teramo si è riavvicinato all'Ascoli andando a vincere in casa contro la pistolese per 2-0, mentre i Marchigiani sono stati fermati sul 2-2 in casa del Gubbio. Passiamo però al girone eh, C. Anche qui Beh, risultati clamorosi perché la Salernitana che sembrava aver preso un piccolo vantaggio sul Benevento, dopo lo scontro diretto invece... Scivolata eh, in casa. 1-0 <ride> contro Matera. Pubblico delle grandi occasioni, si sperava di continuare questo, questa marcia, quindi questo passo vincente, e invece mister Autiere e la sua compagine sono riusciti a fermare questa corazzata. Per cui di nuovo parità tra Benevento e Salernitana e quindi si ricomincia. Esatto perché eh, l'8 marzo si sono affrontate queste due squadre es con il Benevento a 60, la Salernitana a 58, sorpasso, settimana successiva a lungo dei eh, Granata e poi eh, incredibilmente questa sconfitta interna, mentre il Benevento ha colto un successo prezioso in Calabria in casa della Vigoro Lamezza per 1 0. Eh, direttore, come si affrontano queste ultime otto giornate, entrambe sono a pari punti? E eh, ormai non possono più perdere un punto perché otto giornate sono veramente poche rispetto a quello che è il campionato intero. Per cui un punto in queste ultime partite può essere determinante. Quindi, io penso che ogni partita per loro diventa sempre più un avvicinamento a quella che è la conquista finale. Lei aveva definito decisivo il match di due settimane fa alla Rechi, di fatto non è, non stato, è stato così, così. perché. <ride> Smentito. È stato quasi inutile. Smentito nei fatti. Eh, hai ragione, però resto sempre, resto sempre più convinto che la salonitana possa essere la squadra regina di questo campionato. Ha quel pizzico in più di qualità di esperienza che forse Benevento non sì. ha? Sì, 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 sì. È un organico più completo, anche secondo me. Un organico più completo con anche uno staff dirigenziale che dovrebbe essere di un livello superiore. Se Inizia un campionato per quel che riguarda la promozione diretta. Ne inizia un altro anche per quel che riguarda eh, la zona playoff perché il Lecce che sembrava aver ritrovato fiducia e soprattutto punti, invece nell'ultimo turno è stato sconfitto in casa del eh, Cosenza. Dietro, naturalmente, non si fermano, soprattutto la Juve Stabia in forma 3-0. Uh, risultato di 3-0 in favore appunto della squadra campana in casa della Lupa Roma anche qui Ma lotta col, vincente col direi. Matera che comunque è lì tra l'altro quindi il successo di, 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 di Salerno le ha rimesso di nuovo in gioco quindi anche qui questa zona playoff diventa veramente accattivante cose che comunque abbiamo detto più volte ridetto nel corso di questa stagione sono squadre tutte costruite per vincere il campionato per cui adesso sicuramente sarà anche lì una bella lotta per i playoff il calcio è bello perché ci smentisce sempre, a Versa sì. che sembrava eh, battere anche il Real Madrid, invece nell'ultimo turno ha perso un, un match davvero importante in casa contro la regina 0-1, adesso la squadra calabrese è nuovamente tornata in corsa per il playout. quando ormai era un passo da, da, dai dilettanti. Invece, per fortuna, per fortuna, <ride> per fortuna, beh, fortuna cuore per, calabrese per, del per, chi, per chi ti fa regina. No, dicevo che la regina comunque non merita quella posizione La regina veramente deve tirarsi fuori Deve fare in modo di rimanere che, che in categoria Un po' per la piazza, un po' per la società Un po' per, per tante cose Se penso alla regina di qualche anno fa in Serie A Con eh, campionati veramente di un certo livello E ora trovarsi a lottare per la Serie D Faccio fatica a, a immaginarlo Tre punti preziosi anche per il Savoia 4-1 in eh, casa contro il Catanzaro Direttore 6 punti dalla zona play out a quella eh, della salvezza diretta. Otto giornate dalla fine, ormai l'abbiamo ripetuto, lo sapranno so a memoria, i nostri telespettatori possono essere decisivi. Possono essere tanti, se i punti veramente possono essere tanti come possono essere pochi se una squadra smette di, di giocare, ma penso che a questo punto della stagione diventa veramente difficile ormai ogni lo partita. Smette di giocare in che senso? No, nel direttore? senso... Speriamo senso... di capire meglio. No, 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 forse ho usato un termine proprio. <ride> di giocare nel senso che perde nel senso che incomincia a perdere però dico a questo punto della stagione soprattutto chi è abituato a lottare lotta col coltello tra i denti ne è testimonianza il pareggio nelle gironea dell'Albino a Novara perde per poca voglia o per... no no no, Beh, no, <ride> no non no, perde no, no. no a parte gli scherzi comunque adesso sicuramente le motivazioni faranno la loro parte perché eh, ci sono squadre in lotta per non retrocedere e eh, altre, tante formazioni in lotta per la promozione, e sicuramente eh, fino all'ultimo secondo, veramente ci sarà da soffrire e da emozionarsi con questi tre raggruppamenti della Lega Pro. Direttore. No, Prego, dicevo, anche perché qualcosa. comunque se i punti sembrano tanti ma allo stesso tempo possono essere pochi ho considerato due sconfitte di fila e è raggiunto sì quello sì eh, o anche due pareggi comunque metterebbero in eh, eh, in nuovamente in discussione eh, tutto direttore a otto giornate nella fine eh, come si prepara un eh, appunto un mini campionato lei che ha vissuto per tanto tempo lo spogliatoio, comunque le vicende di una squadra di calcio. Ma bisogna stare sempre allerta, bisogna essere concentrati al massimo perché ripeto, ogni partita a questo punto diventa determinante e quindi non bisogna mollare mai. Più lavoro mentale o fisico? No, più mentale a questo punto della stagione, perché ormai quello che hai dentro lo hai incamerato nei mesi di gennaio e febbraio, per cui adesso fino alla fine la benzina ce l'hai, è più un discorso mentale. Ok, direttore, siamo giunti in conclusione di questa puntata. Io la ringrazio per essere stato con ringrazio noi. Grazie a te, ringrazio a tutti voi. Niente, lei, questa volta <ride> mi ha dato del uh, tu. Beh alterniamo, Io. dai. Ok, alterniamo, giusto, giusto. Siamo davvero in chiusura. Io vi ringrazio per averci seguito con questa nuova puntata di Quilega Pro, ci rivediamo settimana prossima. Il programma è stato offerto da...